partiamo da un video. Buongiorno, sono Mario, sono un insegnante, sono nuovo in questo blog e mi è stata posta la domanda di quale utilità avesse fare attività di lettura in classe piuttosto che farla ognuno per conto proprio a casa. Sinceramente non ho saputo rispondere, volevo porre anche a voi questo quesito, se potete aiutarmi a rispondere. Vi ringrazio molto e vi saluto. Allora, cercando un pochino di riassumere, che cosa ci sta chiedendo Mario? Ci sta chiedendo fondamentalmente due cose, cioè perché fare attività di lettura in classe e non lasciarla da fare agli studenti a casa, e secondo, è importante farle, qual è l'obiettivo per cui lui ha detto di non aver saputo rispondere agli studenti che gli chiedevano ma perché facciamo, perché leggiamo questo testo. Allora, quello che faremo adesso è provare a dare una risposta a Mario. Ilaria, puoi alzarti per cortesia? Lenia, puoi alzarti per cortesia? Dovete discutere su che cosa rispondere a Mario. Non scrivere, discutere. Sì, forse è una volta a settimana lo si faceva e si faceva non tutto completamente ma buona parte si leggeva in classe e anche un po' mettere adesso vi devo chiedere di scrivere la risposta o le risposte che avete discusso insieme. Ognuno di voi deve scrivere, ok? Perché poi useremo. Quindi decidete quale. Come gruppo diamo le stesse risposte? Sì, 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 sì. Una o più risposte, ma cercate di farlo in modo molto sintetico. Ok, allora adesso vi consegno questo foglio. Molto ampio il concetto della lettura. Che dovete leggere e compilare individualmente. Allora, potete confrontare le scelte che avete fatto cercando di motivarle, soprattutto se sono differenti, non da quelle che sono state fatte. Sì, 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 okay. Non tutte le volte la sua risposta, generalmente si sa. Anche qua abbiamo letto noi, Adesso potete mettere via il foglio che vi ho consegnato su cui avete discusso e riprendere quello che avete scritto prima nel vostro gruppo. Ognuno deve avere. Questo, ognuno scrive le stesse cose. Sì, okay, sì, allora sì. Ok. Ilaria, puoi sedere qui per favore? A casa mia, no, con. Chiara, Clara, Dora, puoi venire qui per cortesia? Anna, puoi sedere qui, dopo ti porto. Bene, allora confrontate le risposte che avete scritto e che poi manderemo a Mario. Ok, Carla, puoi metterti qui, potete riprendere la posizione di prima. Allora, siete pronti a giocare? Sì. Allora, potete mettere via questi fogli, non adesso non ci servono, dopo cercheremo di utilizzarli. Allora, chi di voi conosce la lingua danese? No. No. Norvegese? No. Come suono e basta. Perché cioè, com'è il suono della lingua? Cioè, lo riconosco. Se io sento parlare una persona norvegese, sì. Fa come suoni come. Opta. Tutti questi suoni. No, perché ho degli amici norvegesi che però parlavamo in spagnolo. Sì. Però io li sentivo parlare e riconosco il norvegese. È molto simile al danese, però non lo parlo.
Lo capisci? No. No. Svedese? No. 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 Vabbè. Allora, benvenuti alla vostra prima lezione di svedese. Adesso ognuno di voi darò un numero, ok? Numero 1, numero 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Allora, tutti i numeri 2 possono alzarsi e andare insieme a Roger. Allora, questo è il testo che leggeremo. Ci sono poche regole, però molto chiare e sulle quali sarò molto inflessibile. Allora, se trovate una parola che non conoscete, che non capite, la dovete saltare, andare avanti. Se c'è una riga che non capite, la dovete saltare, andare avanti, non dovete mai fermarvi. Se c'è un paragrafo che non capite, saltare, andare avanti. Ok? Avete 2 minuti. Due minuti di tempo per leggere il testo. Ok? Adesso io vi do il foglio coperto, non giratelo. Via. Bene, stop. Allora, girate il foglio. Allora, 10 secondi per rilassare gli occhi. Sorridi. Bene, allora adesso potete girare il foglio e avete sempre 2 minuti per leggere come prima tutto il testo. Via. Bene, allora adesso avete 1 minuto per raccontare al vostro collega, alla vostra collega, quello che pensate di aver capito del testo. Okay. In italiano, sì. Potete parlare in italiano. Bene, allora potete girare il foglio. Allora, 2 minuti per leggere un'altra volta individualmente. Girate il foglio e continuate a raccontare che cosa pensate di aver capito di nuovo. Bene, ok? Simone, puoi sedere qui per favore? Barbara, puoi venire qui con il foglio? Sì. Valeria, puoi sì. Venire qui? E Dora, puoi sì. Venire qui? La foglia di Valeria. Simone, qui. Bene, allora, confrontate le informazioni che pensate di avere. Ok, allora girate il foglio, 2 minuti per leggere un'altra volta tutto il testo.
No, è uguale. Solo leggere. Bene, ok. Allora, come prima, velocemente, girate il foglio e continuate a raccontare. Sì, quello è io sono, mi chiamo. Sì, lo già, io invece all'inizio ero qui, è stato con il mio nome. Sì. Bene, Barbara, vero? Sì, presentate qui Barbara. Valeria, vieni. Sì. Dora, puoi andare al posto di Valeria, Simone, puoi andare al posto di Barbara. Sì, sì, ciao, ciao. Bene, allora, confrontatevi, potete un minuto, non di più, okay. Potete guardare il testo. Possiamo riguardare. Bene, ok, stop. Allora Barbara, puoi metterti qui con la sedia? Sì. Anna, puoi sedere lì? Bene, potete girare il foglio? Sì, sì, sì. Mi raccomando, fatevi fare bella figura. Io rimango. Emi, Clara, se non vedi. Vieni la maschera, sì, sì. Puoi sedere qui? Allora un attimo soltanto, non togliete la maschera perché può essere pericoloso. Vieni Davide. Bene, allora adesso chi non ha la mascherina deve raccontare all'altra persona che cosa ha capito di quello che ha letto. Ok? In italiano. No, via. Bene, allora adesso chi ha la mascherina la può togliere e racconta al collega che cosa ha fatto dall'altra parte. Allora adesso all'interno della coppia dovete decidere chi ha capito di più. Ok? Dora e Antonella, no, Ilaria. Chi ha capito di più? Lei. Lei. E chi ha capito di più? Danilo. Danilo e Valeria. Chi è che avete Valeria. Deciso? Chi... Valeria ha capito di più? Non lo so. Simone. Simone decisamente. Barbara e la Barbara ha capito di più. Penso. Valeria e Renata? Sì, stavamo decidendo qualche informazione in più forse. Va bene, ok, allora adesso possiamo creare dei gruppi di tre, quindi Barbara puoi metterti insieme a loro. Allora, un minuto per discutere che cosa viene fuori da questo gioco che abbiamo fatto. Velocemente leggete le due modalità e anche la seconda domanda per discuterne insieme. Secondo me c'è un altro fatto, c'è una differenza tra i due.
cosa che non si può fare. Ho una classe che ha solo 38 disegni, cioè, no, sono quelle persone che... Oppure un'altra, ci sono tre disegni e capire quale disegno è più appropriato. Possiamo creare un cerchio? Bene, c'era Simone che voleva dire qualcosa, però... Spontaneamente. Una dichiarazione spontanea. Sento molto... in generale, quello che... No, mi sento molto bene, nel senso di aver potuto leggere una lingua che non conosco. E cominciare un po' anche a credere di aver capito, cioè, nel senso, sono partito dalla prima lettura in cui mi sembrava di leggere un elenco di mobili IKEA e sono arrivato alla fine che ci credevo abbastanza dopo la serie di confronti e quello che è venuto fuori rispetto a quelle che hanno risposto alle domande, in fondo cioè, ci credevo più io forse, cioè, risultavo comunque quello che aveva capito di più, quando lo so, cioè, con molta fantasia. Quindi, rispetto anche a quella domanda che faceva Mario, c'è la lettura in classe e il confronto che ne segue da, cioè è importante, nel senso, mi ha dato quell'idea lì. Altri commenti? Noi siamo abbastanza d'accordo, Andrea, che poi alla fin fine il foglio di lavoro con 5-6 domande in cui poi si chiede vero o falso, in realtà, e lo dico per esperienza mia perché io avevo questo tipo di foglio, a me hanno portato fuori strada, perché ho iniziato a cercare degli elementi comuni che stavano nella domanda e nel testo. E invece come parole, ad esempio a un certo punto ho cercato gambola, qualcosa così. E invece abbiamo, se proprio ci deve essere una domanda, un foglio di lavoro, la domanda deve essere una, pochissime, no? Abbiamo fatto l'esempio, per esempio, che sta, che sta anche sul volare 1, in cui si chiede, per esempio, quale di tre disegni rappresenti meglio il testo che si è letto, oppure quale di due lettere è stata scritta prima, c'è una persona che scrive, una persona che risponde. E, oddio, voglio dire un'altra cosa. E chiaramente abbiamo, come diceva Simone, siamo arrivati alla conclusione che poi i confronti aiutano tanto. Quindi la domanda, quando si fa, siamo arrivati alla conclusione che è meglio farla dopo 2-3 confronti e quando soprattutto sta calando un po' gli interessi da parte degli studenti. Quindi si inserisce una domanda per ravvivare il confronto, no? Per esempio, chi è che ha dato lo schiaffo in questa lettura? No, una cosa così, oppure chi è che ha comprato la macchina? O quale appunto dei loghi rappresenta meglio la lettura che si è appena fatta? Quindi siamo arrivati a questa conclusione, noi tre. Sì, volevo sì, aggiungere perché mi collegavo al fatto delle domande. Tu eri qui o di là? Io ero qui. Il fatto delle domande, che secondo me è molto importante, il fatto che la modalità che abbiamo fatto noi qua, cioè la lettura con il confronto, ha permesso agli studenti, cioè a parte sono d'accordo con quello che ha detto lui, siamo sentiti molto motivati e sicuri, no? Del fatto di conoscere una lingua che non conosciamo. La domanda, cioè noi abbiamo fatto, lo studente ha fatto le domande, quindi non è che mi sono trovata a ricevere sempre, lo studente normalmente riceve domande, no? Invece tra di noi abbiamo fatto le domande perché io magari ho raccontato quello che ho capito, ma ho anche chiesto tu questa cosa, come, cosa pensi, no? E secondo me sarebbe importante introdurre le domande, ma quelle degli studenti, cioè prendi le domande degli studenti e da lì vai avanti. Potrebbe essere un'idea. Anche io sono d'accordo con Danilo perché è stato traumatico il vero o falso. Traumatico sì, perché piuttosto che farmi concentrare sulla lettura e sulla comprensione globale del testo, si andava a cercare la parolina che potesse, e quindi secondo me. E poi c'è stato pochissimo confronto, nel senso che abbiamo parlato solo 10 minuti là e poi una sola volta con chi sta. Ma hai avuto un beneficio, tra virgolette, dal confronto con un collega? Quando eri di là, parlo.
Poco, perché su alcuni punti, perché si andava a vedere, a verificare il vero falso, capito? Una cosa abbastanza sterile, secondo me, in questo senso, dal momento che non conosciamo la lingua, nessuna delle due, siamo rimaste tutte e due dello stesso avviso, che non sappiamo chi ha ragione o torto, perché siamo andati ad intuito alla fine, capito? Questo poco proficuo. Secondo me una cosa interessante è il risultato finale, che crea autonomia allo studente. Quindi un'autonomia in classe, ma poi io immagino uno studente che esce, o io esco e devo leggermi, quando sono fuori non avrò vero o falso, non avrò la domandina, qualcosa, l'aiuto dell'insegnante o altro, ma non avrò questo panico, perché comunque sono riuscita in classe a capire qualcosa, magari ci riesco anche qui, quindi, oppure anche nella stessa classe. Comunque lo studente diventa più autonomo, non è più legato alla guida dell'insegnante, alla domanda, quindi alla risposta. Applica una strategia. Esatto. Sì. Ma anche perché in realtà, fra l'altro, noi due siamo state qua, lui era di là, è emerso questa cosa, che probabilmente nel momento in cui tu hai una guida, vai a reperire nel testo quella parola lì e quindi il tuo obiettivo è quello di rispondere in modo corretto alle domande che ti fanno, mentre noi di qua probabilmente utilizzando un po', che ne so, altre lingue che conosciamo, piuttosto che anche la fantasia, siamo arrivati probabilmente ad una comprensione traballante, ma c'è stata, penso. Una cosa che è venuta fuori nel nostro gruppo anche è che il rispondere appunto a quello che diceva lei sul fatto che il vero falso ti crea più stress, perché devi dare una, cioè, come se tu dovessi rispondere a un'aspettativa dell'insegnante quando lo stai adesso. È vero, da un lato voglio sapere se ho capito, però mi sento forse un po' più leggero, dico, vabbè, sono anche soddisfatto così, in qualche modo. Quindi... Vabbè, mi sono immaginata un po' quello che diceva Chris stamattina, il topo è un esercizio probabilmente ratto. Però... Anche se adesso vuoi sapere pure se avevi Allora diciamo che c'è un po' questa cosa di come vediamo se ho capito veramente tutto, però anche se non lo dico lo so a posto così. Sbagliato quel tempo. Vero o falso non esiste nella realtà, non c'è. Cioè che cioè, quando leggiamo non è che poi dopo dobbiamo fare un vero falso. Però sempre lì porti lo studente, come dice lui, voglio sapere, faccia le domande all'insegnante, meglio che lo studente fa le domande all'insegnante che invece l'insegnante faccia domande, cioè comunque parla prima di tutto e poi vuole sapere, ha curiosità, no? È motivato almeno. Cioè che cos'erano quei 400? Erano canali? Che cos'era? Io vorrei sapere, c'era un numero. E devi fare la seconda lezione di svedese. La prima finisce qui, se vuoi tornare alle tre. Però è vero anche che non possiamo fare a meno del vero falso, perché dipende da che tipo di classi abbiamo, perché poi ci sono gli esami, per esempio, ci sono le verifiche, sono fatte. Ok, ecco, questa è un'osservazione che ritengo utile. Cioè, secondo me, è un'ipotesi la mia, è soltanto un'ipotesi, per cui prendetela per quello che vale. La mia ipotesi è che il gruppo che ha lavorato qui potenzialmente ha più capacità di rispondere al vero o falso dopo. Ho raccontato a loro una mia esperienza da studente di lingua straniera, una lingua lontana dall'italiano, per cui è successo esattamente questo. Quando io potevo leggere tranquillamente, leggere per leggere, la mia comprensione decisamente era buona. Quando ho fatto l'esame sono stata costretta a leggere testi decisamente complessi e molto superiori alla mia lingua, non livello, lingua. E io ho risposto alle domande vero o falso senza essere in grado ancora oggi di raccontare a qualcuno che cosa ho letto, perché le domande erano... Mi costringevano a utilizzare una strategia per cui io potevo rispondere al vero o falso, ma non ho capito che cosa ho letto. Quindi, paradossalmente, col vero o falso noi possiamo lavorare su singoli elementi e mettiamo in gioco la nostra enciclopedia, tutta una serie di cose e rispondiamo, e comunque quell'esame non valuta la mia capacità di lettura e di comprensione. E però quando io leggo per fatti miei, leggo il mio articolo di giornale, lo racconto alla mia amica e posso farlo, non ho
questo stress e non ho soprattutto una focalizzazione, perché come è la seconda affermazione, io mi rappresento il testo e capisco quello che capisco, e questo è fondamentale secondo me da insegnare principalmente. Sì, volevo continuare su quello che ha detto Barbara. Se dobbiamo preparare gli studenti a sostenere degli esami, è chiaro che dobbiamo allenarli anche al tipo di domande che riceveranno l'esame. Se però a monte c'è una formazione dello studente come lettore, no? Lui sarà sicuramente più pronto poi a navigare anche all'interno, no, delle domande, e probabilmente ha un tipo di formazione che lo porta a viverlo con meno stress sicuramente, e probabilmente, però ripeto, la mia è soltanto un'ipotesi, probabilmente è più abile, no? Cioè le due cose non, secondo me non devono essere, se parliamo di esami, non devono essere scisse, non devono essere separate. Non era sorta una domanda, cioè quando noi abbiamo, ci siamo confrontati ci siamo confrontati però in italiano, non in svedese, e noi invece chiediamo a loro di confrontarsi in italiano, su un testo italiano, essendo loro di un'altra lingua. E quindi loro si devono siccome due di noi li fanno confrontare nella loro madrelingua quando è possibile, e altri invece non lo fanno. Qual è il modo? Cioè era sorta questa domanda. Io, ci rimettiamo in un'ulteriore difficoltà. Maria, io volevo farvi confrontare in svedese. Loro due mi hanno sono stati loro due che hanno detto no, assolutamente no, ma io no, devono farlo in svedese. Cioè, no, se parliamo, per molti di voi credo che era la prima lezione di svedese, no? Non possiamo chiedergli di confrontarsi in svedese. È un processo che poi piano piano è il prima possibile, appena hanno degli strumenti anche limitati, ma i primi strumenti linguistici che hanno devono usarli per confrontarsi in italiano. Se è dopo la prima lezione o dopo la decima lezione è una questione di sensibilità nostra anche rispetto a chi abbiamo davanti, no? Ma il prima possibile sì. Non so se ho risposto a tutto. Era quello che dicevi prima sul fatto che poi a seguito di un'avventura il confronto scarica, cioè da questo si scaturisce una produzione orale, in qualche modo. Che serve anche per motivare ad una seconda. Un altro piccolo particolare che volevo sottolineare è che il gruppo di là, una volta che ha risposto alle domande, finito. La lezione è finita, cioè l'attività è finita, no? Possiamo vedere se le risposte sono più o meno pertinenti, ma il nostro, nella preparazione di questo lavoro, il nostro problema era il differente tempo che i due gruppi avrebbero impiegato, nel senso che il gruppo di là probabilmente dopo 6-7 minuti avrebbe anche finito, perché una volta che ho dato una risposta giusta o basta, è finita. Qui avremmo potuto continuare, quindi c'è anche una differenza proprio di impegno, no? dello studente. Bene, allora però noi abbiamo ancora un problema, dobbiamo rispondere a Mario, perché Mario non ci aspetta. Bene, allora se puoi... Aspetta, no? Allora vediamo cosa possiamo rispondere a Mario. Ciao Mario, vorrei rispondere al tuo videomessaggio. Innanzitutto il primo obiettivo dell'attività di lettura in classe è quello di sviluppare la capacità di comprensione della lingua scritta. Sviluppare la capacità di comprensione della lingua scritta non va confuso con il capire, perché la comprensione della lingua scritta è un processo, mentre invece il capire va inteso come un prodotto. Il secondo obiettivo è quello di abbassare la paura dello studente davanti ad un testo scritto, in lingua scritta. E la speranza è che gli studenti acquisiscano una modalità di lettura da mettere in atto anche fuori della classe, per cui un testo non deve essere vissuto con un approccio piuttosto traumatico e frustrante. Il terzo obiettivo
dell'attività della lettura in classe, per l'appunto è fare in modo che il meccanismo di acquisizione subconscia della grammatica venga vissuto e alimentato con un input soprattutto autentico, per come lo intendiamo noi. Un ultimo obiettivo che ci si pone con questo tipo di attività è che la lettura di un testo in lingua straniera dovrebbe essere vissuto così come viene vissuta una lettura effettuata su un testo di lingua madre da parte dello studente. Altro punto importante che va sottolineato è il fatto che sia importante centrare centrare l'attività di lettura sullo studente e non sul testo. Vuol dire che attività di lettura che vengono spesso accompagnate con questionari, griglie, affermazioni di vero o falso, incentrano tutto quanto il lavoro sul testo e non sullo studente e sulla sua capacità di sviluppare la propensione alla comprensione. In conclusione, vorrei mettere l'accento su una cosa, su una domanda che sarebbe importante porsi. Qual è la finalità che voglio io raggiungere attraverso la modalità che utilizzo, oppure la modalità che io utilizzo, quale finalità raggiunge? Spero di essere stato abbastanza esaustivo, ti saluto, ciao Mario.